Questo libro è un libro che tiene un filo di racconto che ti tiene inchiodato. Restituisce una vita, restituisce una dignità, ha riportato esattamente la vita, il pensiero e il carattere di Marcella Di Folco. Abbiamo pensato, quando tutte e due eravamo convinte che lo avremmo presentato insieme, dopo che eravamo state per moltissimo tempo amiche, lei ha avuto il coraggio di essere sempre se stessa. Ha deciso di seguire poi quella che era la ricerca della sua identità, quindi di operarsi nel 1980 a Casablanca, di diventare una donna, perché questo era il suo desiderio. È stata una persona che non ha mai abbandonato la sua gioia di vivere, anche nei momenti più difficili. Questo è quello che mi ha sempre colpito di lei. Una storia vera, è una storia di una lotta di un ragazzo per diventare donna. Si sentiva in quell'identità e ha lottato tutta la vita, fatta di sacrifici, di umiliazioni, di coraggio, di impegno. È stata una storia che ha aperto tante porte per il mondo dei transessuali, e se oggi abbiamo raggiunto degli obiettivi che permettono una serie di possibilità, lo si deve anche a Marcella. Una donna che ha rappresentato un simbolo di libertà, un simbolo di determinazione, un simbolo delle lotte contro ogni forma di discriminazione. Lo ricordo benissimo il momento in cui ho conosciuto Marcella. 9 anni fa, allora ero ministro per le pari opportunità, un lungo pomeriggio trascorso ad ascoltare i rappresentanti e le rappresentanti della comunità LGBT. Mi ricordo ancora questo tavolo lungo e largo e ampio, Marcella era seduta in fondo alla mia destra, con parole semplici ma anche molto molto dure mi fece capire la gravità della sofferenza e della discriminazione che pesano sulle spalle dei transessuali. Una persona che mi voleva molto bene, con cui ho condiviso una lunga militanza, abbiamo fatto tanti pride insieme, combattuto tante battaglie contro la transfobia, ma anche tante cene, tanti momenti divertenti. Con Marcella ci si divertiva, andavi a cena con Marcella, avanzava, non lo so, un po' di olio nel vassoio, perché lei era di buona forchetta, a un certo punto prendeva il pane, ma come va sta scarpetta che avevo comprato pure sto olio, che è uno spreco. Era un vulcano, era una persona che non la mandava a dire, le sue parole erano sempre parole cariche di passione, di denuncia, ma anche di progetto e di proposta. Lei mi ha insegnato questo, a essere sempre se stesse, a non fermarsi davanti ai tantissimi ostacoli che ha incontrato, a perseguire la ricerca della sua identità fino in fondo, perché lei ha voluto essere una donna, ha voluto assumersi la responsabilità di essere donna. E spero che questo libro, insomma, trasmetta a tutti quelli che poi mi auguro che vogliano leggerlo, è la forza straordinaria di questa donna. Marcella è stata una persona che ha attraversato dolori, sofferenze, vicissitudini di tutti i generi, ma che poco prima di morire mi ha detto: Bianca, non rimpiango niente, la mia è stata una vita bellissima.